Ma penso che mi ha cambiato la vita. Quando quella volta ero nel 2018 sotto le poste centrali, ho deciso un'altra volta di rivoltare tutta la mia vita da capo e di trasferirmi qua a Palermo con mia moglie. Penso a quando io mi dovevo riconciliare con la mia famiglia e mi spunto sempre Fratello Biagio quando sono andato giù su in Veneto. Ed è stato elemento fondante per farci ricongiungere con i miei familiari con cui eravamo litigati, quindi bisticciati, come vogliamo dire. Fratello Biagio mi è comparso in tanti momenti della mia vita quando cercavo un segno di Dio e mi è spuntato lui. Per quello che ha fatto Biagio Conte, già si vede dalla coda delle persone che siamo qua. Già un bel po' è riparato. Poi io da palermitano, per me è un pensiero mio, santo subito. Per i poveri, quello che ha fatto per Palermo, santo Biagio di Palermo. Ho fatto un disegnino, un pensiero. Penso che ci abbia ascoltato a tutti, fino all'ultima preghiera che abbiamo fatto assieme a lui. Tanti anni che sono qua, nel 2004 sono stato accolto alla missione tramite anche lui, Tonino, Sì. che era lui il responsabile di queste Allora sì, allora sì, io cose. non volevo dirlo. Io ero uno che conoscevo i detenuti, allora potevo dare atto a quello che E dal veniva con lui. 2004 mi ha sempre aiutato.